si chiude qui di fatto la partita con il gol del 4-0. Assegno tre attaccanti nell'Inter. Oh! Lautaro e Arnautovic al 90esimo. Nessuno dice niente. Il gol di Dumfries al 40esimo, uno dei tre non titolaristi. Mi spiego. Regolamento. Cosa è vietato nel calcio? Non è consentito giocare con collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma. Inoltre non è consentito utilizzare le mani. Bene, diretta.it. Scendi. Torino Lecce, Inter Salernitana. Secondo gol. Chi lo fa? Lautaro Martinez. Vabbè, dovrebbero mettere un regolamento che non si può bullizzare così la Salernitana. Carlos Augusto, tra parentesi, che fa l'assist. E come lo fa l'assist? Con le mani. Ma rotta lì. Cioè, di quanti giga c'hai? Di la connessione per mandare i messaggini alla Lega. Ci ho messo per dire sta roba un minuto e tre. Aspetta, se aspetto altri 10 secondi arriva la prima e la seconda sberla dell'Inter. Perché questo è stato l'intervallo di tempo utile per demolire Liverani. Perché oggi, che era una partita vinta a prescindere, ok, prima contro ultima, solitamente succede questo. Però, sai, c'erano delle robe. E ci sono delle robe da analizzare, perché se no, sai, è tutto scontato nel calcio. E credo che non sempre la prima contro l'ultima sia sempre finita, anche in anni dove poi quella squadra ha vinto lo scudetto successivamente, poi c'è riuscita di umiliarla così. Innanzitutto si parla di una rivincita di Inzaghi col fratello, perché insomma, arriva Liverani, ok, va bene, però insomma, mi fratello, non me lo tocca e te faccio subito capire che qui sei arrivato in una piazza dove non ci dovevi manco stare, ci doveva stare quell'altro. Seconda cosa, quando dicono demone di Piacenza, c'è una teoria. Ragazzi, questo, quando ha fatto la formazione, visto che l'Inter possiamo dirlo che giocherà sempre con gli stessi fino a quando non avrà più o meno il risultato acquisito. Oggi però sempre gli stessi a un'eccezione, anzi due. Gli esterni, Dumfries e Carlos Augusto, che se non erro hanno fatto e hanno contribuito a fare tutti e quattro i gol. Poi l'ultimo forse è una deviazione. E sapete perché? Perché al demone di Piacenza, che ha guardato col telefonino Torino-Lecce, non gli è andato di giù. È il gol di Raul Bellanova. Forse uno dei suoi pochi difetti nella sua gestione dell'Inter in questi 2 anni e mezzo. Allora con i quinti, proprio il ruolo di Bellanova nel Torino, dice no, non può esistere. Bellanova ha fatto un gol, bene, io faccio con uno un gol e un assist, con l'altro 2 assist. E siamo a posto così, proprio mi possono di niente. Niente. Oggi è un perfezionista. Perché comunque c'è un motivo e c'è un discorso da fare se Inzaghi usa la formazione tipo per 9 undicesimi, anche se io voglio dire che Dumfries, per quanto riguarda le gerarchie, sarà dietro Darmian, ma comunque è stato il titolare dell'Inter degli ultimi 2 anni, quindi mi viene anche a fatica dirlo non titolare. Diciamo che l'anno scorso questa roba qua, gol e assist, apparentemente già superava tutto il bottino dell'anno scorso. E sapete dove voglio arrivare, per i più attenti. Ah, curiosità, interisti, se mi state ancora guardando dopo 3.22, se non avete chiuso il video dopo un minuto. Mi potete dire, oltre a iscrivervi al canale se vi va, che cosa ha detto Arnautovic all'84esimo? Perché non l'hanno voluto ripetere nei commenti tecnici Pardo e, insomma, Parolo. Potete dirlo nei commenti, magari censurate la parte dove non si può dire tutto per intero, però chi l'ha vista tutta bene la partita me lo può dire questo, grazie. Effettivamente per me juventino vedere queste partite non ha molto senso, però sai, c'è il divertimento dietro questo. Ok, per divertirmi posso anche vedermi tranquillamente delle partite di City, Real, direi che me ne vengono molte altre in mente, E questo la dice lunga sul fatto che, appunto, preparando un match di Champions League tu potresti andare incontro a delle critiche, no? Pronti con l'Atletico, dove giocheranno una partita con un giorno di riposo in più rispetto a chi dovrà fare la trasferta a Madrid-Milano. Grande vantaggio, ma questa è una colpa della Liga. L'Inter non può fare niente se la Liga non dà il permesso all'Atletico di giocare di venerdì. Cavolacci loro in questo caso. Però manda un messaggio alla squadra, perché il turnover, se lo fai e poi magari non ti dà i suoi frutti, può permetterti un maggiore dispendio energetico per quanto riguarda le energie mentali di una squadra che poi si costringe magari a dover rimanere connessa sul campo per altri 45 minuti, perché qui è bastato esserci per 45. Anche se l'Inter, ragazzi, mi viene da dire, parti
diciamo subito il secondo tempo, Bastoni fa un recupero palla dopo 15 secondi e richiudono la palla con l'80% del possesso. Io non sono qui in questo video a nuovamente ricordare i pregi che si possono ricordare in tante altre partite e sarò curioso di vedere cosa faranno martedì, perché poi tutto questo, le scelte, il turnover hanno una risposta e vedranno se avrà ragione il signor Inzaghi, che ad oggi dice che Darmian e Di Marco si può dire neanche utilizzati. Cosa puoi però far ricordare? Che intanto i titolari oggi possono definirsi anche, non dico proprio 14 perché Carlos Augusto non sorpasserà mai Di Marco, però già sembra anche più rispetto a quello che è stato un Robin Gosens un po' altalenante, un giocatore molto, molto, forse anche più convincente, perché viene anche da un'annata che non aveva fatto l'anno scorso con l'Atalanta, insomma, di poco recente. Aveva fatto nel 2020 la grande annata Gosens, l'anno scorso eravamo nel 2023, era già da un po' di periodi che aveva smesso di avere quel ritmo Robin dalla Germania dopo quell'infortunio. Qui c'è un Zopolato, se non sbaglio, che risponde, che allarga i titolari, come ho detto, a 14, perché io Acerbi, De Vrij, Bastoni, faccio fatica onestamente a capire quando utilizzare uno, quando l'altro. De Vrij magari sarà un pelo dietro Acerbi, vogliamo considerarla la linea titolare, Pavard, Darmian, De Vrij in panchina con Bastoni, Acerbi e Di Marco, ok, quello che vi pare. Tra l'altro, il modo per trovare gioia c'è stato anche per Arnautovic, che appunto ha detto quelle cose lì, ma io quando gioco all'Inter poi alcune cose me le devo segnare. Letteralmente quello che poi è stato l'assist con la mano di Carlos Augusto, che poi lo fa a buttare dentro il secondo pallone dopo 86 secondi l'uno dall'altro, la chiamano autostima di Istanbul, la chiamano quasi un narcisismo, perché si specchiano l'un con gli altri, ridono e si divertono. Però Inzaghi vuole letteralmente confermare che questa è un'Inter da record. E io quando ho fatto quel titolo provocatore della roba del triplete, lo so che Inzaghi davanti a sé per dimostrare ciò non può farlo perché la Coppa Italia non l'ha vinta quest'anno e probabilmente in Champions non sa se ci riuscirà. Però sai che comunque ci tiene a poter chiudere questo campionato il prima possibile, perché è una cosa che poi molti glielo vanno sempre a ricordare. Sei stato uno dei migliori, degli ultimi allenatori nel più recente in Italia, ma ti manca quella roba lì, per non avere dei rischi o dei dubbi. Prima lo chiudiamo meglio è. E questo può essere anche il turnover stesso che mentalmente applichi per demolire gli avversari e per poi arrivare nella fase catartica, decisiva e cruciale della Champions League, quando il campionato può effettivamente riposarti o rilassarti un pochino di più. Fanno effetto i 10 gol alla Salernitana di Lautaro, un gol ogni 30 minuti di media, che con un altro gol avrebbe raggiunto quota 100, perché oggi ci sono altri record da ritoccare, l'ennesimo clean sheet, che ormai credo stiamo superando, anche quelli di Julio Cesar col triplete, ma alla grande. Che pericolo ci poteva essere oggi, appunto? Temere il nuovo Liverani ex mediano, quindi che con una difesa a tre ti propone un approccio difensivo. Ci sono stati anche delle traverse, dei pali da nominare. Poi vogliamo parlare del fatto che Çalhanoğlu oggi abbia chiuso per miracolo la partita senza bonus all'attivo, perché i suoi calci d'angolo, ragazzi, sono letteralmente qualcosa dove a impattare l'Inter ci arriva sempre. Quasi uno spreco, quasi uno spreco. Diventa una roba dove per criticare questa Inter gli devi sempre ricordare che per expected goal, scusate, che fanno per ogni partita, potrebbe farne sempre uno in più per ogni gara. E magari questo ti serve, sai, quando una partita del genere per occasioni la crei in Champions League, dove ok, il gol in trasferta non vale più doppio, ma vale tanto nei 180 minuti essere cinici, spietati. Ci stanno arrivando con convinzione e autostima. L'anno scorso l'Inter arriva in finale senza quell'autostima durante il famosissimo ottavo di finale con il Porto. Quello era un momento molto buio, quando in questo periodo dell'anno l'Inter, che di punti ne aveva 50 o 48, mentre ora siamo a 63, a proposito di partenza, è seconda soltanto a quali squadre? Due, il Napoli, che alla 26esima perse con la Lazio, 25esima perché l'Inter c'ha quella partita in meno, e soprattutto solo alla prima Juve di Ronaldo, che se oddio Allegri, anzi Inzaghi, volesse superarla, quella Juve di Allegri dovrebbe vincerne altre 6 di fila, perché fece 75 punti in 27 partite, me lo sono segnato, quindi un po' gliene mancano, dovrebbe, diciamo, continuare la Juve, poi in quel caso mollò, proprio come potrebbe fare tranquillamente un Inter dove tra l'altro va a questo ritmo di 8 vittorie su 8 nel 2024, da assoluto protagonista.
difesa. Come ho già detto, cerco di trovare in ogni partita delle cose in cui si può migliorare l'Inter. Io sempre dico, giocando a FIFA, Çalhanoğlu, penso che dovrà semplicemente lasciare il pilota automatico per magari dire che in questa stagione, per come è iniziato anche appunto tutto il 2023, vuole un posto nei Toti del prossimo anno. È un giocatore che, anche se non fa oggi o non va a referto con un calcio di rigore, con un assist, con una punizione, un tiro da fuori, è letteralmente la guida, il totem di questa squadra, e la guida alla perfezione nel fare tutto quello che fa. Poi, cos'altro posso dire? Perché io poi le segno, arrivo alla fine del video e dico, ma guarda quanto riempio i fogli analizzando tutta la partita. Questo è quello che lascio per la Salernitana. Questa. Per l'Inter, sì, la traversa di Barella, tra occasioni mangiate clamorose, il palo davanti al portiere di Thuram. Dico solo una cosa, questa secondo me è un unpopular. Icardi penso sta rosicando parecchio, nel senso, vedere questa squadra, vedere ovviamente Lautaro che supera Icardi come miglior argentino, e insomma credo in questo, no, nell'Inter qualche altra gente l'ha fatto meglio, non me lo ricordo, non so benissimo la vostra storia, perché magari, sai, da protagonista al posto di Lautaro non ce l'avrebbe mai potuto fare perché sono giocatori diversi, ma lui che ha fatto tutti quei gol di Lautaro, meno uno, in un Inter non allenata da Inzaghi, non così convinta, non così coinvolta, penso che Icardi pagherebbe oro per giocare nell'Inter al posto di Thuram nel ruolo di rifinitore delle azioni, anche se c'è un lavoro particolare che Thuram fa e che in certe cose, non voglio dire che ha già in mezza stagione superato Icardi, ma però ha dimostrato che sì, anche qui stiamo parlando di due giocatori diversi, ma io me lo immagino Mauro che dice, m'hanno superato, però in che tempi, con che Inter, sì avevo giusto quel Perisic, avevo che Andreva che se eravamo trovati contro sta roba, mi ha fatto anche d'altro un'ovazione se non sbaglio, i tifosi, tra l'altro con Conte chi c'era a iniziare il cicletto, vabbè comunque ditemi la roba di Arnautovic, io ci rivediamo martedì perché comunque vedere l'Inter è sempre uno spettacolo, vediamo se i popcorn me li fanno mangiare martedì perché con l'Atletico non è facile giocare bene. Vediamo se con il ciolismo.